Amici Trebi Meteo, un saluto da Luca Pace. Quest'oggi parliamo della grandine, uno dei fenomeni atmosferici più temuti nella stagione estiva. Che cos'è e come si forma? Beh, tutto ha inizio all'interno di questi ammassi imponenti, nuvolosi, cumulonimbi, dai quali hanno origine i fenomeni atmosferici, in particolar modo nella parte alta di queste nubi, dove abbiamo temperature di molti gradi inferiori allo zero. Ecco quindi che ci sono le condizioni per la formazione di piccoli nuclei di ghiaccio. Questi nuclei di ghiaccio, tuttavia, non appena formati non precipitano subito, ma seguono le correnti turbolente che sono presenti all'interno della nube temporalesca stessa. All'interno quindi di questa fase abbiamo che il chicco di grandine aumenta le proprie dimensioni e quindi anche il proprio peso, e questo fenomeno proseguirà fino a quando le correnti ascendenti, appunto presenti nella nube temporalesca, non riusciranno più a sorreggerlo, quindi la grandine sarà destinata a precipitare. Capite bene quindi che le dimensioni con cui la grandine arriva al suolo dipende esclusivamente dalla forza del temporale stesso. Esistono in natura temporali estremamente violenti, basta pensare che il record mondiale per il chicco più grande mai ritrovato al mondo appartiene al Bangladesh il 14 aprile 1986, pensate, un chicco record avente il peso superiore addirittura al chilogrammo. Ma questa non è l'unica curiosità riguardo appunto i chicchi di grandine. Infatti non tutti sanno che la grandine non ha dimensioni regolari, perfettamente sferoidali. Notizia infatti di qualche giorno fa, ritrovamento tra Messico e Stati Uniti di chicchi aventi addirittura le sembianze del coronavirus. Nessun fenomeno paranormale, solo una conseguenza della turbolenza appunto che accompagna il fenomeno e la formazione del chicco di grandine. Per questo aggiornamento è tutto, nuovi approfondimenti vi aspettano sul nostro sito web.